Only one match left till the end, and the whole world is waiting for it. The Champions League final. Who has better odds? What are potential surprises? And finally, who will raise the trophy? Juventus or Barcelona? Searching for answers to these and many other questions brought us to Udine, Italy. Who could better talk about this than the guy who recently held the same trophy himself, Dejan Stankovic? Anche per me è una sorpresa Juventus che è arrivata in finale, perché nel girone mi ricorda la vecchia Inter del 2010 che all'ultimo, penultima partita sono riusciti a passare. Con grande coraggio, grande cuore, grande determinazione sono riusciti ad arrivare in finale. È la ultima occasione per tanti, ultima occasione per Pirlo, per Gigi, per Barzagli, Chiellini, Bonucci, c'è la gente che è over 30 e mi ricordo un pochettino anche l'Inter, che eravamo nella ultima spiaggia, Cambiasso, io, Samuel, Zanetti, Diego Milito stesso, Materazzi, che è ultima occasione per vincere il trofeo più importante per il club. Per il Barcellona non è una sorpresa, è per me una normalità, perché hanno una qualità enorme dappertutto, non solo attacco, perché tutti parlano di trio fantastico davanti, ma per me conta tanto anche la difesa e il centrocampo. Sarà una bella finale, io non do per scontato che Barcellona vincerà facile, per me sarà una partita molto combattuta, molto tattica. Non aspetto tanti gol, ma a chi piace il calcio, a chi piace la tattica, sarà un bel spettacolo. Barcelona has Messi, but Juventus has Buffon. Gigi Buffon, una leggenda in porta, uno che non ha mollato mai, anche quando Juventus è andato in B, in Serie B, lui è rimasto. Con grande voglia, grande grinta, grande determinazione, un esempio per tutti. Messi, mi ricordo quando abbiamo giocato il contro, se in giornata, diciamo, se la sua serata può fare la differenza. Se mi dici se scelgo tra di lui o Cristiano Ronaldo, io ti direi sempre Messi, perché è uno che da solo ti può risolvere la partita anche quando è sottotono. In 2010, Inter played 4 matches against Barcelona, 2 of those in semifinals. Abbiamo giocato 4 volte, ma secondo me la partita in semifinale a Milano, dove abbiamo vinto 3-1, è stata quella decisiva. Mi ricordo anche le parole di José Mourinho, che diceva che mi basta un gol di differenza per andare a Barcellona. Così è stato, abbiamo vinto 3-1, un po' di furbizia, un po' tanta voglia, tanta grinta e di nuovo Mourinho aveva ragione. The great final took place at Santiago Bernabéu against Bayern Munich. Io mi ricordo quando ero sotto nel Bernabéu e quando guardavo la Champions mi scendevano le lacrime. Per me e anche per la mia famiglia sono molto contento che anche i miei bambini sono riusciti a vedere quando il papà ha alzato la Champions. Stankovic has no doubt who's the best manager in the world. José Mourinho per me è unico. E come dice lui, è special one. È special one soprattutto che è riuscito a tirare dentro di me qualcosa che io non sapevo di avere. Una roba davvero incredibile, io lo ringrazio, non smetterò mai di ringraziarlo di quegli 2 anni splendidi che siamo passati insieme. Anche oggi stesso lo sento, l'ho sentito una settimana fa, 10 giorni fa per fargli i complimenti per il nuovo titolo, che non è l'ultimo, lo so che non è l'ultimo nella sua carriera e per me rimane un punto di riferimento. Last season he was assistant coach to the second oldest club in Serie A, Udinese. Perché stare fuori dal campo, come dico io, ci sono le barriere. Quando eri giocatore eri da questa parte, ma quando sei allenatore vedi da tutte e due le parti. È un mondo per sé, un mondo dove tu lavori, prepari la partita e la domenica vedi se squadra ti segue, vedi i risultati. È molto diverso l'emozione quando giocavo e vincevo la partita da come sono allenatore e vinco la partita. Sono molto, molto, molto separate come le emozioni. And here is his advice for the top 11 managers. Per giocatori di top 11,
Facciamo tutti allenatori, dai. Facciamo tutti allenatori e seguiamo i consigli di José Mourinho. Perché lui è uno che gli piace la tattica, uno che studia l'avversario, uno che mette la squadra giusta in campo per far soffrire l'avversario. Perciò dico a tutti i giocatori di Top 11, seguiamo José Mourinho.